Lei ha visto il Festival di Sanremo ieri? No, perché secondo me non rispecchia più quei canoni di una volta. Ma perché tutta questa omertà su Sanremo? Perché non mi interessa, io sono qui per parlare con lui. Però lei rimanga, se no lui si arrabbia che gli faccio perdere un cliente, rimanga qui. Anzi, io lo boicotto, Sanremo non lo vedo la Rai. Perché? Perché non mi interessa. Allora, dopo con Benigni, ma 2 minuti, poi ho cambiato. Mattarella, la sua presenza che ne pensa? Io l'ho gradito. C'è qualche cantante che le piace in questa edizione? Non so neanche chi partecipa. Qual è il momento che l'ha colpita di più? Quando quel cantante ha distrutto tutto il palco. Del messaggio di Zelensky che verrà letto da Amadeus, che ne pensi? Non è, diciamo, il posto adatto per dirci quello che sta succedendo, e comunque lo sappiamo abbondantemente. È un problema troppo serio, e poi il Festival di Sanremo dovrebbe essere una festa della canzone e basta. Non penso che Zelensky c'entri con la musica italiana, tutto qua, e con quello che sta vivendo mi sembra altamente fuori luogo. Cos'è che ti è piaciuto di più? Quale cantante? Mr. Rain, la canzone con i bambini. Bengoni, brava, tantissimo, proprio bravo lui. Poi ecco, non mi è piaciuto quando Blanco ha fatto tutto quel macello lì. L'abbiamo visto tutto, integralmente. Dall'inizio alla fine. Quasi alla fine, Io per niente. Ma perché? Perché mi piacciono le sorprese a me, in modo se passi domenica mattina ti so dire chi ha vinto. C'è una canzone del passato, dei festival del passato, che le è rimasta impressa? Dai, voglio una vita spericolata, voglio una vita come queste lì. Voglio una vita spericolata, voglio una vita fatta di guai. A posto. Lei ce l'ha i guai? Certo, ecco, guai miei. No, non c'ho i guai. Io mi accontento di quello che faccio, di quello che sono e di quello che vivo. Terra promessa, una terra promessa. Sì, quello là. Ma i cantanti per la maggior parte li conosce o no? Beh, tutti non li conoscono. Però quelli che ho sentito erano abbastanza, sono stati abbastanza bravi. Per esempio? E Marco Mengoni? Ah beh sì, non mi è piaciuto tanto il monologo della Ferragni e quel pazzo che ha fatto tutto quel danno a quei vasi. Ma dei cantanti in gara, quanti ne conosce? Ma se te lo dico Mengoni, vabbè, quello si sa, gli altri sono tutti emergenti tranne i Colos, i Coco Colo, là, come si chiamano questi ragazzi. Where are you from? From Ukraine. Ukraine? Sì. E sul messaggio di Zelensky che sarà letto da Amadeus dopo le polemiche ormai note, abbiamo incontrato per caso questa ragazza ucraina che afferma essere una buona idea per non abbassare la guardia sulla situazione difficile nel suo paese. Quanto ai nostri connazionali invece i pareri sono diversi. Io già sono contro la guerra, poi anche questo messaggio del presidente ucraino, ma lo lascio aperto. Mi può dire una cosa? Perché Sanremo... Non è Sanremo. Non è Sanremo.